Grazie. Allora, nuovo video. Prima cosa volevo farvi vedere il mio ultimo taglio di capelli, la mia ultima creazione. No, non li ho tagliati io, sono andata alla parrucchiera, che naturalmente, cioè, allora, io volevo tagliarli il prima possibile perché appunto fra qualche giorno dovrò partire e quindi insomma avevo bisogno di una soluzione veloce per tagliarli. La solita parrucchiera che viene a casa naturalmente non c'era perché le devo far sapere sempre prima quando venire, eccetera, eccetera, le solite storie. E quindi sono dovuta andare a farmi riempire i capelli di siliconi dalla mia parrucchiera chiamata parrucchiera Ultima Spiaggia. Però comunque nonostante appena sono tornata a casa li ho subito lavati perché me li sentivo appesantiti eccetera, eccetera, ho detto no vabbè li lavo subito almeno cerco di evitare qualche danno, speriamo. Comunque ho fatto questo taglio abbastanza corto, prima arrivavano qua, adesso arrivano qua e mi sento molto meno appesantita e quando soprattutto mi guardo allo specchio me li vedo molto molto meglio. Non sono abituata a portare i capelli molto lunghi, in quanto da quando sono piccola li porto sempre abbastanza medio corti e appunto questo taglio mi è piaciuto molto. Review di un prodotto che mi è piaciuto particolarmente tanto e da cui sinceramente non mi aspettavo moltissimo perché non ho né visto né letto recensioni diciamo così positive e così veritiere, appunto, anzi non ho proprio letto recensioni perché non se ne parla molto su questo prodotto, ossia la matita per sopracciglia di Benecos che si chiama Natural Eyebrow Designer. Benecos, vabbè, Natural Shun. Allora, intanto ho acquistato questa matita perché ero disperata. La mia è vecchia matita Wacom che utilizzavo appunto prima del passaggio al bio, era praticamente terminata e soprattutto era troppo rossa per me. Per le mie sopracciglia, perché io non so perché pensavo che per me dovesse andare bene una matita col sottotono rosso, quando io invece sono abbastanza mora, sono castana chiara. Allora ho detto vabbè dai proviamo la matita per sopracciglia Benecos, alla fine ha un prezzo abbastanza contenuto, è biologica, intanto sto procedendo con l'acconciatura, è biologica, comunque ha un buon inci e male che va ho buttato 3 euro, la continuo ad utilizzare ma comunque ho buttato 3 euro. Non li ho buttati, nel senso che mi è piaciuta moltissimo. Innanzitutto ha un prezzo di appunto 3 euro circa, si può trovare in varie bioprofumerie tutte quelle che trattano Benecos e ci sono vari colori. Inizialmente c'erano 3 colori, una chiara, una media e questa che è la più scura, ma ultimamente ne è uscita una per le rosse. Che anche quella mi sembra abbastanza buona. Comunque io vi parlo nello specifico sul numero della Brown. Vi faccio lo swatch e vi faccio vedere. Praticamente è una matita per sopracciglia abbastanza scura, ma non troppo. Nel senso che vedete, non ci fate caso, ho girato un video di tutti i rossetti preferiti con buon inci, da cui io spero che potete trarre spunti. Dicevamo, è una matita per sopracciglia abbastanza scura, se non me la do in testa, ma non troppo. Perché diciamo che riesce bene a coprire tutti i buchettini dalla forma alle ciglia, ma non le scurisce troppo. Cioè io quando praticamente, allora questa mattina mi è stata consigliata da Silvia di EcoHarmony, nel senso che le ho detto, quando ci vediamo per favore portami tutte e tre le matite, così posso scegliere appunto quella più adatta a me. E io insistevo di voler acquistare la numero 2, perché era quella che dava sul chiaro, invece lei mi ha detto no. Per la tua carnagione e i tuoi capelli, non prendere la chiara, prendi la brown, vedrai che ti troverai benissimo. Appena sono tornata a casa e l'ho applicata, ho detto sì, aveva ragione Silvia, cioè è proprio il colore per me, perché appunto non le scurisce troppo, le ridisegna e soprattutto, cosa fondamentale, ha questo fantastico scovolino che se per caso applico troppa matita, soprattutto qui all'inizio, vado subito a sfumare con questo, poi comunque lo vedrete nel video dell'applicazione, vado subito a sfumare con questo scovolino. E appunto è fantastica. Vi lascio quindi al video dell'applicazione.
Quindi che dire, come avete visto dall'applicazione e dalla mia esultanza finale, vedete ce l'ho ancora su, questa è la parte messa, questa è la parte non messa, questa matita mi è piaciuta molto, secondo me tutto è cercare di capire qual è il proprio colore o comunque almeno se avete una bioprofumeria vicino, almeno andate a vedere secondo voi, pure applicandolo un attimo, qual è il colore più adatto a voi e da lì sarà tutto più semplice, in quanto poi a casa piano piano manualmente grazie allo sfumino, perché questo sarebbe un pettinino, ma io spesso lo uso anche per sfumare, anzi io lo uso solo per sfumare perché le ciglia le sopracciglia le ho abbastanza pettinate già da sé e basta usare prima questo, secondo me almeno, e dopo questo e subito tac tac tac. Certo, io ho già delle sopracciglia belle grandi, magari per chi non le ha o comunque manca una parte o qualunque problema, questa matita è davvero ottima, perché naturalmente per me è facile, faccio tic tic, le ridisegno e ok, ma è abbastanza pigmentata e colorata anche per chi manca o per chi ha dei buchetti. Io soprattutto quando le faccio da sola spesso ho i buchettini, certo quando viene l'estetista a casa che mi aiuta, allora sì, allora là è perfetta, però quando ho dei buchettini soprattutto, vado e risistemo un minuto e sono pronta. Quindi assolutamente un bellissimo diciamo prodotto di Benecos, super consigliato, provatelo almeno una volta e poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Un bacione grande, ciao!